Maximum, via Raffaele Luciano, Cava dei Tirreni, Salerno. Telefono 089 46 11 64. Primavera Cavese decisa a far bene nel campionato maschile di prima divisione di pallavolo. Questa sera i metelliani, allenati dal coach Angelo Fiorillo, saranno impegnati nella palestra De Filippis di Cava, la struttura dell'istituto magistrale, contro la formazione di Vallo della Lucania, dopo che già sabato scorso avevano perso per 3-2 contro il Rota. La primavera sta cercando di ravvivare intorno a sé l'interesse di molti, dopo che il pianeta sport aveva rinunciato alla Serie C, e per fare questo il responsabile Sabino Santoriello ha scelto Fiorillo per affidargli la prima squadra, nella quale sono confluiti alcuni giovani che erano stati proprio nel pianeta sport di Alessandro Ferrara, tra cui Emanuele Ferrara, Emilio Carratù e il palleggiatore Mario Matonti, affinché avessero l'opportunità di continuare a praticare sport. Ma ciò che conta è soprattutto la crescita, quindi il programma sarà inevitabilmente pluriennale. Ascoltiamo proprio Angelo Fiorillo ai nostri microfoni, in vista anche della partita di stasera che sarà valevole come seconda giornata del campionato. L'obiettivo è quello di far crescere i giovani, di fare un bel campionato, un campionato bello perché ci sono molte squadre forti. Pare che lei stia già facendo questo perché sta allenando anche la squadra under 18 della Primavera Cavese. Proprio oggi avete vinto contro la squadra salernitana. Questi giocatori, insomma, stanno crescendo bene secondo lei, secondo quell'etica sportiva che lei si è prefissato? Sì, stanno crescendo bene, però arrivare a migliorarsi sempre di più, perché nella pallavolo è uno sport di situazione, c'è ogni volta da migliorare, volta per volta. Anche un giocatore evoluto impara sempre giocando. È un avversario difficile, Vallo? È una squadra esperta perché sono più anni già che fa il campionato di prima divisione. Noi siamo una squadra mista fra ragazzi che ha giocato già campionati superiori, ragazze che è la prima volta che giocano a questo campionato.